Parliamo di Open Government Partnership. Di cosa si tratta? È un'iniziativa internazionale che mira ad ottenere impegni concreti da parte dei governi in termini di promozione della trasparenza, sostegno alla partecipazione civica, lotta alla corruzione e diffusione di nuove tecnologie dentro la pubblica amministrazione, ma anche al di fuori, nel rapporto con la pubblica amministrazione. È un'iniziativa che è stata lanciata nel 2011, l'Italia aderì fin da subito attraverso un piano d'azione e ad oggi siamo arrivati ad avere un terzo piano d'azione sull'e-government con progetti di azione che coprono il biennio dal 2016 al 2018. Tra le novità più rilevanti di questo piano d'azione attuale troviamo un forte orientamento all'accountability e l'istituzione, la nascita di un Open Government Forum. Di cosa si tratta? È un luogo di incontro che riunisce i rappresentanti della società civile, mondo universitario, imprese, associazioni che periodicamente con i rappresentanti del governo si incontrano e lavorano insieme per aumentare la trasparenza, trovare delle soluzioni, crescere e far crescere la partecipazione civica, promuovere l'innovazione e scambiarsi buone prassi. Quindi qual è il valore di far parte di questo forum e qual è il portato maggiore di questo terzo piano d'azione? Quali sono le novità più rilevanti? Ne abbiamo parlato con Stefano Pizzicannella, dirigente del Dipartimento della Funzione Pubblica, che fa parte del team OGP presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Quali sono le novità più importanti del terzo piano d'azione OGP? Quali sono le differenze rispetto ai due precedenti? L'evoluzione dal primo piano al terzo piano è stata significativa e siamo passati ad un piano che ormai ha 34 azioni con oltre 20 amministrazioni coinvolte sia a livello centrale che a livello locale. Questa peraltro è una grossa novità non solo per l'Italia ma anche per l'OGP in generale perché non tutti i piani d'azione nazionali hanno coinvolto anche i livelli subnazionali. Noi abbiamo coinvolto le regioni ed alcune città di tutte le parti d'Italia, del nord, del centro e del sud. Il grosso salto che c'è stato tra i primi piani e l'ultimo è stato quello del coinvolgimento politico. Ovviamente il ministro Madia è stata, diciamo, protagonista del salto qualitativo di questo piano, ha coinvolto direttamente sia le associazioni della società civile che le amministrazioni. E in questo senso le amministrazioni sono state in grado di mettere nel piano delle azioni molto significative, penso a quelle sul FOIA, penso a quelle sul rilascio dei dati aperti, penso a quelle sul registro, sulla trasparenza e l'accesso delle lobby che è stato portato avanti da città come Milano, come Roma, ma anche da alcuni ministeri, ivi incluso poi il Ministero per la semplificazione della pubblica amministrazione. Il numero delle azioni è importante perché indica anche quanto ormai il tema dell'open government sia pervasivo nel paese e nell'amministrazione del paese. 34 azioni stanno proprio ad indicare che tante amministrazioni, sia centrali che locali, avvertono l'esigenza di fare qualcosa per migliorare i processi di apertura, trasparenza e accountability e di farlo rendendone conto ai cittadini. E il meccanismo dell'Open Government Partnership consente questo, consente di mettere su processi di apertura e di rendere conto di come si stanno attuando questi processi di apertura. Come funziona l'Open Government Forum e quali sono i vantaggi di questa nuova modalità di collaborazione fra PA e società civile? L'istituzione dell'Open Government Forum è una delle maggiori novità che l'Italia ha messo in campo con il terzo ciclo di partecipazione all'Open Government Partnership. Il forum è stato creato con il supporto politico e con la volontà politica della ministra, che incontra regolarmente in un consesso che si incontra in maniera regolare le associazioni italiane che presidiano i processi di apertura dell'amministrazione nei campi della trasparenza, dei dati aperti, dell'accountability e della partecipazione. Il forum si incontra almeno una volta ogni 6 mesi. E l'iscrizione a questo forum, l'ingresso a questo forum è sostanzialmente libera, il forum è aperto. Ovviamente il Dipartimento della Funzione Pubblica fa un controllo su chi chiede l'iscrizione, ma le associazioni hanno, diciamo, accesso libero a questo forum e al momento sono più di 50. L'importanza del forum è data dal fatto che in questo modo la pubblica amministrazione, la ministra, possono confrontarsi in maniera continua, ricevendo suggestioni, indicazioni, critiche ai processi di apertura e a come questi processi di apertura vengono attuati. Il piano non è soltanto presentare azioni, ma è anche controllare costantemente l'attuazione del piano stesso. A livello OGP, quindi a livello mondiale, sono soltanto 43
su più di 70 i paesi che si sono attualmente dotati di un forum multi-stakeholder. Quindi l'Italia è stata effettivamente uno dei paesi pionieri in questo campo ed è questo è stato anche riconosciuto come una buona prassi a livello OCSE e a livello OGP. Ci sono rapporti in cui l'Italia è appunto citata come paese che si è dotata in maniera significativa e sostanziale di un forum di questo tipo. Il terzo piano d'azione italiano è fortemente orientato all'accountability. Quali sono i benefici che una PA può trarre da questa pratica? Trovi che sia oneroso per una pubblica amministrazione essere o diventare accountable? Per un'amministrazione non è oneroso mantenere dei livelli di accountability, per un'amministrazione è doveroso mantenere alti livelli di accountability, soprattutto per un'amministrazione come il Dipartimento della Funzione Pubblica che coordina la partecipazione dell'Italia all'Open Government Partnership e quindi più in generale sostiene le maggiori azioni che le amministrazioni stanno intraprendendo attualmente per sostenere e favorire i processi di apertura. Specificamente per il terzo piano OGP abbiamo messo su un sistema che consente un controllo costante e continuo da parte dei cittadini o delle associazioni che volessero farlo attraverso un sito open.gov.it con una sezione monitora, un controllo, dicevo, delle azioni e dello stato di attuazione di queste azioni. OGP ci chiede di fare dei rapporti di metà mandato e di fine mandato, quindi a metà percorso nell'attuazione del piano e alla fine dell'attuazione del piano. Noi abbiamo fatto uno step ulteriore e il monitoraggio che offriamo in maniera trasparente sul sito è un monitoraggio continuo. Noi aggiorniamo costantemente lo stato di attuazione delle singole azioni, sia perché stimoliamo noi direttamente le amministrazioni che stanno attuando le azioni, sia perché le amministrazioni possono inviarci autonomamente degli aggiornamenti quando ritengano di farlo. E stiamo pensando ad un sistema per il quale le singole amministrazioni responsabili delle azioni che sono individuate nel piano possano accedere direttamente al sito open.gov.it e con una username e una password aggiornare le pagine relative alle proprie azioni. La rendicontazione dello stato di attuazione è fondamentale perché in Italia, ma anche in altri paesi, nel campo della riforma dell'amministrazione, il problema principale non è la definizione di strategie di riforma e di modernizzazione, ma l'attuazione di queste strategie. E l'attuazione effettivamente è molto spesso carente nel medio e nel lungo periodo e un monitoraggio civico da parte dei cittadini e delle associazioni che sono interessate a quanto si sta facendo nel campo dell'apertura può aiutare le amministrazioni ad attuare meglio le proprie azioni e ad attuarle in tempo. Una caratteristica del nostro piano è che le azioni sono rendicontabili anche dal punto di vista delle scadenze temporali che sono previste nell'ambito degli obiettivi generali delle azioni. Queste scadenze temporali sono chiaramente indicate e il mancato rispetto di queste scadenze temporali viene indicato chiaramente attraverso un meccanismo che ricorda un po' i semafori di colori rossi e verdi a seconda se le amministrazioni hanno rispettato i propri tempi e questo è ovviamente un incentivo per le amministrazioni a non, diciamo, apparire nella lista di coloro che non fanno il proprio compito, così come si erano impegnati a fare all'inizio della stesura del piano.